Salve a tutti operatori e bentornati sulla Rainbow Six Italian Community. A parlarvi è il solito Mute. Come sicuramente saprete, almeno se ci seguite su Facebook e su Instagram, dove qualche ora fa abbiamo pubblicato il primo post al riguardo, la Ubisoft ha introdotto, a sorpresa, una modifica al movimento conosciuto in gergo come dropshot all'interno dei TTS. I TTS sono i server del test tecnico, dei server dedicati presenti solo su PC, dove è possibile provare, in anteprima, tutte le patch in uscita su Rainbow Six. La meccanica è stata cambiata notevolmente, come potete vedere dal video qui in sottofondo, che cercherò di far ripetere il più possibile, magari anche rallentato, in modo da farvela osservare al meglio. Il video è dell'utente MediSniper, che lo ha pubblicato su Reddit appena qualche minuto dopo aver scaricato i TTS. Il dropshot, come lo conosciamo noi, consiste nel tenere la mira stabile, quindi essere in modalità ADS, ovvero col mirino sull'occhio dell'operatore, e nel distendersi rapidamente, compiendo un movimento quasi impossibile a livello fisico, ma mantenendo comunque la mira stabile e l'occhio sul mirino. Nel video invece potete notare come questa meccanica sia stata variata. Più nello specifico, durante il movimento di distensione dell'operatore, il player sarà costretto ad allontanare il mirino dall'occhio, anche tenendo premuto il pulsante di puntamento, ovvero L2 su PlayStation, LT su Xbox e il click destro del mouse su computer. Quindi non sarà più così semplice mantenere la mira stabile sul proprio avversario. Vero è che gli scontri in cui viene utilizzata questa meccanica normalmente sono a distanza molto ravvicinata, e quindi anche un mancato controllo del rinculo dell'arma proprio a causa di questo nuovo movimento introdotto non andrà a sbilanciare proprio così tanto il movimento, ma secondo noi è già un passo in avanti. In un commento che ho letto proprio prima di iniziare a fare questo video, Itsepi ha chiarito che però questo è solo un primo passo verso quella che sarà la modifica finale di questa meccanica. Quindi potremmo aspettarci anche altri aggiustamenti. Non è detto che quello che stiamo vedendo ora in video sia effettivamente il movimento definitivo riguardante il dropshot. Staremo a vedere. Arriviamo quindi al punto chiave di questo video. Perché la Ubisoft ha deciso di mettere mano alla meccanica del dropshot? Semplicemente, tempo fa, Itsepi, ovvero il community development di Ubisoft, comunicò sempre su Reddit che la meccanica del dropshot non era una meccanica prevista in fase di programmazione, bensì una sorta di escamotage trovato da alcuni utenti e quindi poi diffuso, tra l'altro presente in tantissimi sparatutto, quindi forse è stato un errore di Ubisoft non prevenire questo movimento. Leggiamo tantissimi commenti di voi utenti che spesso e volentieri additate il dropshot come un problema semplicemente perché non rispetterebbe il realismo. Il vero problema tecnico, chiarito dallo stesso Itsepi, riguarda proprio la registrazione di colpi. Il movimento infatti risulta così repentino e così forzato da causare uno sfasamento della hit reg e quindi da rendere immune per un breve lasso di tempo coloro che lo utilizzavano. In questo modo noi non pensiamo che la Ubisoft volesse distruggere il dropshot, semplicemente demotivare chi lo utilizza troppo spesso, sfruttando quindi una sorta di glitch, per intenderci. Siamo curiosi di sapere voi cosa ne pensate, quindi ci aspettiamo una marea di commenti qua sotto e discutiamone insieme. Noi, come al solito, ci vediamo alla prossima. Talk about